Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. In Consiglio regionale ha tenuto banco soprattutto l'argomento dei trasporti, in particolare relativo alla sicurezza e ad alcuni disservizi. Sui temi, rispondendo a due diverse interrogazioni, è intervenuto in aula l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli. Sicurezza e disservizi sui mezzi di trasporto in Toscana al centro del dibattito in Consiglio regionale. Nell'aula di Palazzo del Pegaso, l'assessore toscano a infrastrutture, viabilità e trasporti Stefano Baccelli ha risposto a due diverse interrogazioni delle opposizioni. L'avvio del contratto di concessione del trasporto pubblico locale, ha affermato Baccelli, ha messo in evidenza alcune criticità nella gestione del servizio, in particolare riguardo al complesso passaggio dei beni strumentali e del personale da parte dei precedenti gestori, e l'amministrazione si è adoperata verso le parti coinvolte affinché il passaggio avvenisse in continuità con i precedenti gestori e a garanzia dell'utenza servita. Ci è stato riconosciuto nella risposta dell'assessore, è stato un periodo transitorio tra la vecchia e la nuova gestione, sicuramente da dimenticare. Bisogna capire poi di chi sono le cause di questi disservizi che si sono poi maturati nel taglio delle corse soprattutto e della carenza degli autisti, e quindi su questo noi stiamo vigilando in maniera costruttiva. Vogliamo che il servizio pubblico locale su gomma sia degno di tale nome. Sicuramente il gestore unico era un problema nel momento in cui si prende una decisione politica di questo tipo, decisione che noi non avremmo preso e davanti alla quale abbiamo manifestato chiaramente che ci sarebbero state delle difficoltà importanti per un territorio complesso come il nostro, perché dobbiamo anche ricordare che molti disagi che oggi vivono i cittadini toscani riguardano proprio anche zone periferiche e ultraperiferiche della nostra regione. L'assessore Baccelli, rispondendo a un'altra interrogazione sulla puntualità del servizio ferroviario regionale, ha spiegato che l'algoritmo adottato per il calcolo dell'indice di affidabilità prevede la combinazione dei minuti di ritardo e dei minuti di soppressione diviso il numero di treni programmati. Il limite è gradualmente crescente nel corso degli anni al fine di sollecitare il gestore al miglioramento continuo dal 2020 al 2024, e che su questi dati nei Treni Italia nella regione effettuano alcuna ulteriore modifica. Siamo parzialmente soddisfatti perché ha elencato un lungo numero di dati orari, ma che in realtà certificano che ad oggi il contratto di servizio è solo parzialmente rispettato. Pertanto abbiamo chiesto naturalmente un'altra volta la convocazione in commissione sia di Trenitalia che di RFI, perché è giusto e doveroso che queste aziende si confrontino, oltre che con la Giunta anche con il Consiglio regionale, che è rappresentativo di tutta la nostra comunità toscana, e soprattutto ci dicano quali iniziative vogliono intraprendere per migliorare questo servizio. Respinta invece dal Consiglio regionale una mozione di Fratelli d'Italia sulla gratuità dei pubblici servizi di trasporto per i corpi di vigilanza privata e delle forze armate italiane, purché indossino la divisa d'ordinanza, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai passeggeri. Avere la presenza delle forze dell'ordine in divisa sul trasporto pubblico è un deterrente per chi vuole delinquere. Guardate, ci è stato detto non lo possiamo fare perché costa. A prescindere dal fatto che la sicurezza per il centrodestra e per Forza Italia non è mai un costo, ma è una cosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini. E l'elemento che abbiamo detto è: ma se è un costo, recuperate l'evasione dai biglietti. Noi abbiamo il 24% di persone che salgono su un treno, che salgono su un pullman, che salgono sul trasporto pubblico, che non pagano il biglietto. Basterebbe recuperare quella cifra lì per garantire di viaggiare gratis agli appartenenti delle forze dell'ordine e di far viaggiare sicuri i cittadini che scelgono il trasporto pubblico. La Toscana è dal 1998 che ha questa convenzione, perché a noi la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico sta molto molto a cuore, e quindi con forza chiediamo di istituire questo fondo che ci consente di allargare la platea degli usufruenti, la convenzione già in essere, anche ai corpi di vigilanza privata, anche agli uomini e le donne della Guardia Costiera, anche agli uomini e le donne della Polizia Municipale, a tutti quei soggetti che con la loro presenza
o in divisa o in borghese, purché dichiarandosi al controllore o al personale di bordo della loro presenza, garantiscano la possibilità di poter intervenire laddove ce ne fosse assolutamente necessità. Evidentemente siamo già nel gioco della parte politica, per cui non si può chiedere al governo nascente a guida centrodestra di poter intervenire finanziariamente laddove ce ne fosse bisogno, anche su temi che sulla carta sono cari al centrodestra, ma non è così, quali quelli legati alla sicurezza. La sicurezza è un tema che riguarda tutti e che il centrosinistra e il Partito Democratico ha molto molto a cuore. Si fa una questione di costi, quando invece oggi la questione della sicurezza deve essere al centro anche dell'azione politica. Quindi ecco, anche in questo caso riteniamo un'occasione persa e soprattutto un mancato segnale ai cittadini dell'attenzione, ripeto, su un tema che oggi invece è fondamentale: garantire la sicurezza degli utenti su autobus e treni. Questo per noi è fondamentale, evidentemente per la maggioranza non lo è. È importante che ci sia una misura del governo insieme a una misura regionale che consenta alle forze dell'ordine di viaggiare nei mezzi pubblici senza dover pagare il prezzo del trasporto nel momento in cui si recano al lavoro. È un elemento positivo, credo che si possa arrivare a un elemento di convergenza nelle prossime settimane, se anche da livello nazionale si possa sostenere questa, che è una misura che a nostro avviso è positiva. In discussione all'interno dell'Assemblea regionale anche il bilancio di ARS, l'Agenzia regionale di sanità, e a questo proposito è arrivato l'ok, ma non sono mancate le critiche. Vediamo. Parere positivo dal Consiglio regionale della Toscana al bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia regionale di sanità. L'atto è stato approvato con 22 voti favorevoli e 15 contrari. Il valore della produzione è fissato in 5,69 milioni di euro per il 2022, quasi 4 milioni per il 2023 e 3,62 milioni per il 2024. Il lavoro di un'agenzia come ARS è sicuramente prezioso per riuscire ad avere dei dati sui quali basare le azioni di miglioramento della sanità toscana, che ancora oggi si basa fondamentalmente sul grande impegno degli operatori sanitari, medici, infermieri, tutto il personale che gira intorno ai pazienti, alla salute dei toscani, ma certamente non grazie a questa giunta e all'impegno e agli indirizzi politici che vengono espressi. Perché ancora oggi i problemi delle liste di attesa sono senza soluzione, se non addirittura peggiorati, e non si può ascrivere questo problema soltanto alla pandemia, perché sono problemi di vecchia data. Abbiamo problemi ancora agli accessi al pronto soccorso, dove vengono incolpati gli utenti di fare degli accessi inappropriati, quando invece poi si arriva a sopprimere le guardie mediche. ARS in tutto questo potrebbe avere un ruolo fondamentale se avesse l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di poter indagare bene su quelle che sono le responsabilità politiche di questa giunta, cosa che evidentemente non gli può essere permessa trattandosi appunto di un'agenzia regionale. Parliamo ora anche di un'iniziativa del Corecom a proposito di una campagna contro l'odio sui social e sui mezzi di comunicazione, con una gara, un bando per il miglior spot regionale che è stato vinto da questo video. Cancella l'odio è il titolo del video spot realizzato da Mattia Pagni, vincitore di Toscana in Sport 2022, nona edizione del bando del Corecom della Toscana, dedicato stavolta al contrasto al cosiddetto hate speech, inteso come ricorso a espressioni di discriminazione nei confronti di categorie o gruppi di persone in ragione del loro particolare status economico-sociale, della loro appartenenza etnica, del loro orientamento sessuale o del loro credo religioso. Ogni anno cerchiamo con questa occasione di coinvolgere i tanti giovani che lavorano nel settore della comunicazione attraverso gli spot, attraverso piccoli film, e cerchiamo di lanciare dei messaggi che sono legati alle tematiche che insistono sulle condizioni delle nostre
quotidianità. È bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte perché quello che accada, accada sempre meno. E ragazzi, voglio mandare un messaggio, non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo. È come il video che si aggiudica il primo premio termina con un colpo di spugna contro le parole d'odio, credo che noi dobbiamo fare la nostra parte, essere a fianco a tutti coloro i quali si impegnano in questa direzione. E allora compito delle istituzioni è quello di non voltarsi mai dall'altra parte, e di sostenere ogni iniziativa, ogni progettualità andando nelle scuole per segnalare quanto oggi sia importante questa battaglia contro le parole d'odio. Spazio anche ai libri con la presentazione del volume Bambine negate in Palazzo del Pegaso. Se si cambia la cultura, si cambia anche il destino delle donne. È questo uno dei messaggi più importanti lanciato dal libro Bambine negate, presentato all'interno del Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Il volume, scritto da Marina Pratici, Jacqueline Monica Maggi e Anna Massi, tratta il doloroso tema della violenza di genere dal punto di vista delle bambine e ha già riscosso enorme successo in tutto il mondo, potendo già contare diverse ristampe e riconoscimenti. Nasce da un incontro, nasce da un congresso, possiamo dire, per semplificare, che l'opera raccoglie gli atti di questo congresso, un congresso in tema della violenza di genere, va da sé, con una specifica importante, a parer mio di significanza prima, che è quella della violenza di genere nell'infanzia, che talora viene praticata e quindi viene subita chiaramente senza che si colga come tale, e c'è un chiaro riferimento anche ai concorsi di Baby Miss, che è un tema assolutamente insensatamente poco esplorato, perché è una forte predazione del diritto a essere una bambina, quindi già vai a predare il diritto in età adulta, perché se a 5-6 anni vai a mandare il messaggio a una bambina piccola davvero che è vincente solo se è magra, solo se è bella, ecco, dunque noi abbiamo già negato il pieno sviluppo completo di una personalità femminile adulta. Stanno aumentando tantissimo le denunce, ma non perché prima non ci fosse la violenza, perché non c'era la sensibilità, le donne non si rendevano conto di essere maltrattate. Ora invece, anche quello che passa tutti i giorni per i tribunali, si intendono maltrattamenti anche le umiliazioni, la mancanza di fiducia, cioè tutto ciò che la stessa Convenzione di Istanbul ha inserito come maltrattamenti, ma ora lo sentono anche le donne stesse e lo denunciano. Sì, serve a far crescere la consapevolezza e a mettere il dito nella piaga di quella che è poi la situazione dell'infanzia, che anche se da noi meno, ma in altre parti del mondo di più, però è sempre una situazione di abuso. I bambini che subiscono queste violenze sistematiche sono bambini che avranno una grande difficoltà ad andare avanti nella loro vita. Magari una parte di loro riuscirà a crescere e a far finta che tutto vada bene, ma ci sarà un'altra parte che sarà devastata appunto dal trauma, e quindi tutto il loro sistema nervoso autonomo ha subito delle grandi problematiche. È come se vivessero sempre in uno stato di allerta, cioè non possono mai rilassarsi, avranno quindi anche dei sintomi abbastanza importanti a livello somatico, a livello per esempio digestivo, disturbi del sonno, abbiamo visto disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità abbastanza rilevanti, quindi soffriranno molto di disregolazione emotiva. È davvero tutto, buon proseguimento su RTV 38, arrivederci.